Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal libro di Cielo, volume 4, 14, no, 10 e 14 settembre del 1901, capitoli 86-87. Continuando a fare ciò che Gesù benedetto mi insegnò di fare il giorno 4 di detto mese, sebbene qualche volta mi distraggo, ma mentre qualche volta mi dimentico, Gesù pare che nel mio interno mi mette in guardia e lo fa lui per me, onde io, vedendo ciò, arrossisco e subito mi unisco insieme e ne faccio l'offerta di ciò che attualmente sto facendo. E questo fosse pure uno sguardo, una parola vado dicendo: Signore, tutta quella gloria che le creature dovrebbero darvi con la bocca e non vi fanno, io intendo darvela con la mia. Ed impetro a loro di fare buono e santo uso della bocca, unendomi sempre con la stessa bocca di Gesù. Ora, mentre in tutte le cose mie ciò facevo, Gesù è venuto e mi ha detto: Ecco la continuazione della mia vita. Quale era la gloria del Padre ed il bene delle anime? Se in ciò persevererai,
Tu formerai la mia vita ed io la tua, tu sarai il mio respiro ed io il tuo. Dopo ciò Gesù si metteva a riposare sul cuore mio ed io sul cuore di lui. E pareva che Gesù tirasse il respiro da me ed io lo tiravo per mezzo di Gesù. Che felicità, quale gaudio, che vita celeste sperimentavo in quella posizione. Sia sempre ringraziato e benedetto il Signore che tante misericordie usa con questa peccatrice. Dopo aver passato vari giorni di privazione, quest'oggi, mentre mi accingevo a fare la meditazione, la mia mente è stata distratta in altro. E per mezzo di luce comprendevo che l'anima nell'uscire dal corpo entra in Dio. E siccome Dio è purissimo amore, l'anima allora entra in Dio quando è un complesso d'amore, perché il Dio nessuno riceve in sé se non è al tutto simile a Lui, e trovandola simile a sé, la riceve e le partecipa tutte le sue doti. Sicché staremo in Dio al di là del cielo, come qui stiamo nella propria stanza. Ora questo mi pareva che si potrebbe fare anche nel corso della nostra vita, per risparmiare la fatica al fuoco del purgatorio e a noi la pena, e così essere introdotti subito, senza alcuna interruzione, nel nostro sommo bene Dio. Onde mi pareva che l'alimento del fuoco sono le legna, e per essere certo che le legna si sono ridotte in fuoco è quando si scorge che non produce più fumo. Ora, principio e fine di tutte le nostre azioni deve essere il fuoco dell'amore di Dio. Le legna che devono alimentare questo fuoco sono la croce, la mortificazione. Il fumo che si innalza in mezzo alla legna e dal fuoco sono le passioni e le inclinazioni che spesso fanno capolino. Onde il segno che tutto sia in noi consumato in fuoco è se le nostre passioni stanno a posto e non sentiamo più inclinazione a tutto ciò che non riguarda Dio. Pare che con ciò passeremo liberi, senza nessun ostacolo, ad abitare nel nostro Dio e giungeremo anche di qua a godere il paradiso anticipato. Allora, per iniziare questa meditazione dobbiamo ripassare la meditazione di qualche giorno fa, perché lui si esordisce: stavo facendo quello che mi ha detto il giorno 4. E cosa gli aveva insegnato il giorno 4? L'abbiamo visto, no? Nelle meditazioni precedenti. Il primo grande giro nella santissima umanità di Gesù, no? E anche nelle anime che non gli danno la gloria che gli è dovuta. Riprendiamo quel passaggio. Tutto il bene che omettono tanti vuoti, le anime, tanti vuoti riceve la mia anima, la mia gloria, scusate. E le anime loro, ancorché non facessero il male, non facendo il bene che potrebbero fare, sono come quelle stanze vuote. E se un bene si tralascia, sono stanze spopolate. Diletta mia, entra a parte di queste pene, degli ardori del mio cuore, e cerca di riempire questi vuoti della mia gloria. E potrai farlo con non far passare momento della tua vita che non sia unita con la mia, cioè in tutte le tue azioni, preghiere, riposo, lavoro, silenzio, eccetera, eccetera, metterai l'intenzione di darmi tutta la gloria che in tali azioni le creature dovrebbero darmi, e di supplire al bene che dovrebbero fare e non fanno, intendendo di replicare l'intenzione per quanta gloria non ricevo e per quanto bene ometto. Se ciò farà, in qualche modo il vuoto della gloria che ricevo dalle creature sarà colmato. Ed il mio cuore proverà un refrigerio ai miei ardori. Questo era quello che gli aveva insegnato il 4, no? E infatti qui si vede che Luisa cerca, pur distraendosi un po',
di fare l'offerta di ciò che attualmente sta facendo, dice fosse pure uno sguardo, dicendo: Signore, tutta quella gloria che le creature dovrebbero darvi con la bocca, per esempio, non vi fanno, io intendo darvela con la mia, ed impetro loro di fare buono e santo uso della bocca, unendomi sempre con la stessa bocca di Gesù. E Gesù chiosa, ecco la continuazione della mia vita, quale era la gloria del Padre e del bene delle anime. Se in ciò persevererai, tu formerai la mia vita ed io la tua, e tu sarai il mio respiro ed io il tuo. E poi questa cosa gliel'ha fatta vivere. Perché si sono messi a respirarsi, a tirarsi il respiro l'uno con l'altra e a riposarsi sul cuore l'uno dell'altra. Questo è un contenuto fondamentalissimo della vita nella Divina Volontà. Quando facevo quella meditazione, dice attenzione che qui Gesù le sta già insegnando il cuore di quelli che sarebbero stati i giri. Quindi è l'operazione che ha fatto Gesù sulla terra. Gesù sulla terra si è sostituito a tutti gli esseri umani in continuazione, rifacendo in continuazione gli atti di tutto, riparando tutto e ripulendo tutto. Anche nel Cenacolo, nell'ultima cena, questa è una cosa che i figli della Divina Volontà devono imparare urgentissimamente per non farsi sfuggire nemmeno una comunione. Sappiamo dall'ora della Passione che Gesù si è comunicato nell'ultima cena. Perché però? Uno potrebbe pensare, ma che fa? Se fa la comunione da solo, si mangia se stesso. Per rifare tutte le comunioni di tutti gli uomini, riparare i sacrilegi, rifare le comunioni malfatte, le comunioni tiepide, senza preparazione, senza ringraziamento, e anche fare tutte le comunioni che gli uomini non fanno per negligenza, disprezzo, trascuratezza. No? Pensate a quanti cattolici in continuazione non vanno a messa la domenica e non si comunicano, no? Potendo avere questo tesoro prezioso. Allora, questo è proprio un punto fondamentalissimo, perché la vita nella Divina Volontà, come noi sappiamo, era la vita di Gesù e la vita della Madonna, perché la Madonna stessa non faceva nient'altro che queste cose. Stava continuamente attingendo dalla Divina Volontà e dall'umanità santissima di suo figlio Gesù, che lei stessa gli aveva dato, per rifare e dare in continuazione al Padre gloria, amore, gloria, amore, gloria, amore. È bene impararle queste espressioni, no? O quantomeno il senso per poterle in continuazione rifare. Signore, tutta quella gloria che le creature dovrebbero darvi con la bocca, con il pensiero, con le azioni, con le mani, con i piedi, qualunque cosa, e non vi fanno. Non vi danno, io intendo darvela con la mia bocca, con i miei occhi, con le mie parole, con il mio respiro, con le mie mani, con i miei passi, e al tempo stesso impetro a loro di fare buono e santo uso della bocca, unendomi sempre con la stessa bocca di Gesù. Ci sono tutti gli elementi qui, no? Quindi la riparazione per la gloria persa, quindi il rifare gli atti che gli uomini non stanno facendo. Al tempo stesso impetrare per tutti la grazia di poter vivere facendo la volontà di Dio e l'intenzione di essere uniti con la bocca di Gesù, con gli occhi di Gesù, con lo sguardo di Gesù, con la parola di Gesù, con i passi di Gesù, col mangiare di Gesù, con quello che vogliamo. Bisogna ricordare bene queste espressioni. Ecco la continuazione della mia vita. Un'anima che vive così fa continuare ancora a vivere sul pianeta Terra l'umanità santissima di Gesù, che ora sappiamo, dopo la sua missione, è glorificata in cielo e, come diciamo nel credo, siede alla destra del Padre. Il secondo paragrafetto è di nuovo
da capogiro. In ogni caso, si parte dal principio che l'anima, uscendo dal corpo, entra in Dio. E c'è questa situazione. Quando si entra in Dio? In Dio entrano le anime che si sono trasformate in fuoco di amore, un complesso di amore. Perché Dio dice nessuno riceve a sé se non è del tutto simile a lui. E quando trova qualcuno simile a sé, lo rende partecipe di tutte le sue doti. Allora, bello quella cosa che dice Luisa, staremo in cielo come qui stiamo nella propria stanza. E spiega questo pensiero, no? Perché vivere in questi vortici incandescenti di amore, si può e si deve, a meno che uno non sia folle, fare anche nel corso della vita terrena. Perché se non lo faremo, faremo molto lavorare il fuoco del purgatorio, che non a caso è fuoco, no? Sappiamo che il fuoco è simbolo dell'amore. Se si vedono i cuori di Maria, di Giuseppe, di Gesù, sono tutti quanti sormontati dalla fiamma. La fiamma è il simbolo dell'amore, il cuore infuocato. Santa Teresina, l'abbiamo già visto tante volte, dice un cuore bruciato dall'amore, no? E se viviamo così, ecco perché San Paolo dice anche che la carità è la più grande delle virtù e che dentro l'amore, che è fuoco, se brucia tutto, si bruciano le scorie delle nostre imperfezioni, delle nostre miserie, dei nostri peccati piccoli, delle conseguenze di esse, si brucia tutto. È come se uno veramente ci avesse il fuoco acceso e butta dentro la cartaccia, butta dentro le sterpaglie, o butta dentro anche i pezzettini di plastica che magari fanno uso che hanno un odore cattivo, ma comunque vengono liquefatti, polverizzati dentro il fuoco, no? Finisce tutto. E quindi cosa significa? Significa un altro punto fondamentale, un paio di punti fondamentali della vita nel divin volere. Uno è, io la chiamerei l'opzione dell'amore. Cioè si vive per amore, per amare, di amore in tutto e per tutti, stando continuamente in atto di ricevere tutti i ti amo di Dio e di ricambiarli in continuazione, ma in continuazione anche di stare in operazioni riparatrici, dovunque ci si trovi e qualunque cosa si faccia. Questo lo facciamo nell'atto preventivo, ma più lo si interiorizza, esprime, attualizza, offre al Signore con atti coscienti, meglio è. Quindi, l'opzione dell'amore, la prima cosa, ferma. E poi c'è anche un'opzione che l'abbiamo visto nei giorni passati, quella frase bellissima che dobbiamo ricordare di Luisa. Noi dobbiamo vivere, chi vuole vivere in questo modo, deve vivere come se null'altro esistesse al di fuori di Gesù e di Maria, niente. Quindi avere questa attitudine continua. E se continua non è, bisogna fare in modo che si dilati sempre di più, cresca sempre di più. Un amore che va certamente nel fuoco, bisogna metterci la legna, adesso vedremo. Un'immagine molto bella, ma il fuoco certamente oltre che la legna, bisogna anche che stia in condizioni ambientali favorevoli, ci deve essere l'ossigeno perché il fuoco bruci. Sapete che se noi chiudessimo un camino togliendo l'aria, entro poco il fuoco
si spegnerebbe, no? Questo non c'è spiegato in questo scritto, ma è sottinteso. E l'aria, qual è l'aria? Aria d'amore. Dov'è che si respira aria d'amore? Aria d'amore si respira nella preghiera. E la preghiera fatta bene, la preghiera vissuta come preghiera, come preghiera profonda, come preghiera d'amore, che poi dai momenti, diciamo così, che devono assolutamente non solo esserci ma essere ben curati, si dilata in tutto l'arco della giornata fino a diventare preghiera incessante, no? E così nella Divina Volontà trova anche compimento e attuazione quella frase, ecco, che tanto ha interessato maestri di spirito, esperti, asceti, eremiti, quando San Paolo diceva pregate incessantemente. E questa è una vita di cielo veramente, questa qui, cioè, sicché staremo in Dio al di là del cielo, come qui stiamo nella propria stanza. Come? Immersi ininterrottamente nell'amore. Quando uno sta così, ripeto, le vicende umane, terrene, positive, negative, eccetera, eccetera, che comunque noi conosciamo, con cui ci troviamo a doverci relazionare, qualunque cosa, hanno sempre un tasso di incisione nella nostra vita molto, molto, molto marginale. Anche perché l'anima conosce come risolvere i problemi. Ora, l'aria è appunto l'habitat che è del fuoco, che è la preghiera. Il fuoco simboleggia ovviamente l'amore di Dio e significa che principio e fine di tutte le nostre azioni deve essere l'amore di Dio. Cioè, il principio vuol dire che ciò che mi muove a fare o non fare una certa cosa, che vado chiaramente a cercare nella Divina Volontà, è l'amore di Dio. Capite quante cose non faremmo se facessimo attenzione al principio, cioè a cosa mi sta muovendo in questo momento. E perché sto facendo questa cosa? Quale è il bene che produce? Qual è il fine che mi muove? Chi è il soggetto primario per cui sto facendo questa cosa? Se ci fosse come motore, come controllore e come fine l'amore di Dio, diventeremo santi in brevissimo tempo. Brevissimo. Lui dice, si può stare il fumo dentro il fuoco. Che cos'è il fumo? Purtroppo, sono le passioni e le inclinazioni. Allora, come facciamo? E le legna, spiega, che sono la croce e la mortificazione, eh? Questa è come la vita di Gesù. Se non optiamo, questa è un'altra opzione che bisogna fare insieme a quella dell'amore, eh? Per una vita mortificata sotto tutti i punti di vista, eh? San Luigi Monforte nella consacrazione Totus Tuus parla di mortificazione universale, non bisogna intendere solo, così come per la croce non bisogna intendere solo le sofferenze corporali, che sono le più basse, sono importanti certamente, ci vogliono anche quelle, ma non sono le principali. Mortificazione universale, per esempio, quel continuo lavorio di noi stessi, no? Quel continuo lasciarci illuminare anche dalla grazia, perché quando noi gli apriamo le porte, la grazia entra, eh? E quando ci illumina, generalmente la grazia ci fa vedere tante cose non belle in noi, ma non è che lo fa per mortificarci, anche se è una mortificazione, ma lo fa per aiutarci.
perché se non ce le togliamo di dosso, se non ce le scrostiamo di dosso alcune cose, santi ci diventeremo mai. Le mortificazioni che vengono dalle creature, dalle risposte, dai modi con cui ci trattano, no? Quindi sono mortificazioni morali, le mortificazioni spirituali, i momenti di aridità, le mortificazioni affettive. Le mancanze di gratificazioni, le partacce, l'ingratitudine, a volte le coltellate ricevute dalle persone che più amiamo, sono tante le cose. Ecco, non c'è, cioè, dentro la scuola della croce, la lezione della croce, ci sono tante cose. Dobbiamo avere sapienza per saperla riconoscere, perché noi siamo attornati in continuazione. Per esempio, tanto per fare un esempio anche un po' parenetico, esortativo, adesso andiamo incontro al caldo. Il caldo è una mortificazione, terrificante insomma, perché produce una sofferenza, un fastidio non indifferente, specialmente in alcune persone, io sono una di quelle, insomma, che veramente preferirei fare una quaresima a pane e acqua piuttosto che trovarmi dinanzi al caldo, no? Però, ecco, cosa fai dinanzi al caldo, a questa mortificazione? L'accetti, l'accogli o la rifiuti? Se uno l'accoglie e la rifiuta, comincia tutto il giorno a fare le litanie delle lamentele, e che caldo, e che caldo, e che caldo, smaniare in continuazione. Oppure, per proteggersi dal caldo, con l'illusione di proteggersi dal caldo, comincia ad andare in giro mezzo nudo, dimenticando che questa cosa non piace a Dio, per niente. E allora accettare la mortificazione del caldo vuol dire non mi lamento e non vado in giro mezzo nudo perché fa caldo, che è quello che dicono tutti. Né in chiesa né fuori dalla chiesa, perché in chiesa il peccato è doppio, ma fuori dalla chiesa il peccato è singolo, d'accordo? Tanto per dirne uno, no? Per fare un esempio per dilatare, diciamo così, gli ambiti di comprensione di queste cose, no? Non rispondere. Non dire l'ultima parola, quindi sono infinite. Allora, quando c'è il fumo, noi sappiamo che il fumo ci sta nei fuochi comuni perché la legna è un pochino umida. E qual è la soluzione? Come fa a essere espulso il più velocemente possibile il fumo? Bisogna attizzare il fuoco, giusto? Prende il soffietto e fare, cioè si soffia sopra, la fiamma aumenta, il calore è più forte, la legna si brucia con più vigore e quindi prima vengono espulsi gli umori che producono fumo. Che significa questo applicato nella nostra? Significa che se le nostre passioni sono troppo attive e la nostra mortificazione è molto scarsa, bisogna soffiare sull'amore, perché il problema è quello, vuol dire che la fiamma è debole. Perché si dice così? Cioè, ma guardiamo anche l'ora della passione di Gesù, no? Ma le cose che ha fatto Gesù anche nella passione visibile, che appena lo mettono in croce, che stava morendo, cioè che non si sa come ha fatto cioè, ad arrivare vivo sulla vetta del Calvario, pronto a sopportare il peggiore, forse, tutti quanti gli atroci dolori già sopportati, insomma, tre chiodi che ti appendono su un pezzo di legno, ti mettono in piedi, sospeso nel vuoto, attaccato a tre pezzi di ferro che ti hanno lacerato le carni, spaccato le ossa, eccetera. Che cosa dice? Più pene, la prima cosa che dice. Cioè, uno quando arriva a quel momento dell'ora della passione, ma che deve fare? Ma dice più pene, e chi è che gli faceva dire questa cosa? Era l'amore, era l'amore, era l'amore, nient'altro che questo. Allora, per chi ci crede, no? La Madonna a Medjugorje, quando le persone si lamentano, che sappiamo tutti quanti, che ha chiesto il digiuno a pane e acqua 2 volte a settimana, questo lo sanno tutti, e la gente si lamenta, mi viene il mal di testa, e qua, io lavoro, io non ce la faccio, io ho questo, ho quest'altro, no? Come a dire che la Madonna non le sapesse queste cose, no? O che la Madonna non sia una mamma più buona che esista al mondo e quella che se potesse risparmiare
qualunque sofferenza ai suoi figli col cuore tenero che c'ha lo farebbe immediatamente. Ma se la dice quella cosa vuol dire che sa che per noi è necessaria, per noi e per i fini della divina volontà. Allora, a un certo punto una Madonna, che è sempre molto umile, ha detto: il problema non è il mal di testa, non è il lavoro, non è che sei anemico, non è questo, non è quello. Il problema è l'amore. Se tu ami tanto la Madonna, ma se la Madonna chiede di fare il digiuno a pane e acqua e tu la ami, ma non ci pensi neanche 30 secondi, se veramente la ami. Cioè, perché quando uno ama, uno farebbe, cioè, fa qualunque cosa per fa le follie. Non c'è bisogno di dire peccato mortale, peccato veniale. Tu sai che una cosa a Gesù o alla Madonna, senza perdere peccato veniale, non gli piacciono tanto, non la gradirebbero tanto. Ma è chiaro che se tu li ami, ma non c'è bisogno che vai come si dice, padre, peccato mortale, peccato veniale, questo e questa si può fare, non si può fare. Se vado al mare posso mettermi il costume, non me lo metto, metto questo, metto quell'altro, non posso mettere lo smalto, cioè. Entra dentro te stesso, guarda Gesù e Maria, chiedi le cose che potrebbero piacergli e se li ami le fai e basta, senza bisogno di andare a scomodare, come dire, la morale in senso stretto, no? Cioè, chi sta ancora, peccato mortale, peccato, sta ancora lontano dall'orizzonte dell'amore, sta ancora sotto la legge, direbbe San Paolo, non sta sotto la grazia. Come dice San Paolo, la legge è fatta per il peccatore, d'accordo? Cioè, chi è? Perché il peccatore è una persona che vuole fare la volontà sua, d'accordo? E c'ha bisogno di dire: guarda, la tua volontà, che comunque la puoi fare fino a questo punto, perché oltre vai proprio formalmente contro la volontà di Dio, quindi vai a fare un male oggettivo. Ma quando uno sta nell'orizzonte dell'amore, non gli serve più la legge, per questo che Gesù dice, che San Paolo dice che è stato poi frainteso da Luterani in company. Noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. Cioè, il peccato, anche San Giovanni, ma non se ne parla nemmeno, d'accordo? Perché la follia è lo stato puro. Dentro la grazia andremo a cercare sempre più e sempre meglio quello che più piace al mio sposo o alla mia sposa, Gesù e Maria. Se uno vive in questo modo, questa è la vita nella divina volontà, d'accordo? E si cerca in continuazione di colmare tutti i vuoti, le voragini di amore lasciate dalla quasi totalità delle creature che non gliene importa niente di amare Gesù e Maria e di essere amati da loro. Questo è tanto facile. Quindi quando c'è sta, tu vedi, troppe passioni, troppa superbia, troppa ira, troppa invidia, troppa permalosità e tante cose. Se vuoi intervenire, non serve neanche aumentare troppo la legna, quindi aumenti le mortificazioni. No, aumenta il fuoco, tizza il fuoco. C'è poco amore di Gesù e di Maria. Impegnati di più. Numero uno, a conoscerlo, quindi a dare a Gesù e Maria gli spazi, i tempi, i modi per potersi comunicare alla tua anima e farti sentire l'amore che hanno per loro. E secondo, il ricambio, d'accordo? Il ricambio, che avviene generalmente negli stessi contesti, no? L'aria ideale perché questo avvenga è un potenziamento di qualità e, se possibile, quando possibile, di quantità di tempo da dedicare alla preghiera intima e personale e profonda. Bene, Divina Maria, abbiamo letto che il segno che le nostre passioni stanno a posto e non sentiamo più inclinazione a tutto ciò che non riguarda Dio, vuol dire che il fuoco ha cominciato a consumare e quindi stiamo vivendo già qui una vita celeste, anche se sulla terra. Che significa che se le nostre passioni non stanno a posto e se sentiamo inclinazioni, desideri, allettamenti,
per tutto ciò che non riguarda il Dio, non abbiamo ancora tutto consumato dal fuoco. Sappiamo bene come si intendono queste cose, no? I tuoi figli e gli innamorati dell'Altissimo, come anche tu, vivono sulla terra e sanno cogliere in tutte le cose i ti amo di Dio, ma non si attaccano a nessunissima cosa creata. Perché i ti amo, come dire, mediati dalle creature sono molto più piccoli di quelli scoccati direttamente dall'amore del creatore, che sono sempre quelli che l'anima cerca. Questa era la tua vita, o Maria Santissima, e tutti coloro che desiderano entrare nella divina volontà desiderano vivere la tua vita e quella di Gesù. Non sono impossibili queste cose, sono possibilissime. Basta che le si vogliano e che si usano i mezzi, e questa scuola che Gesù ci ha fatto attraverso questi scritti è straordinaria per poterli vivere. Fermo restando, e su questo abbiamo tanto bisogno della tua intercessione, che tutto questo funziona se funziona l'opzione di fondo della nostra esistenza. No, non solo l'opzione dell'amore, già quella che è un'opzione fondamentale, già subordinata. L'opzione di fondo è: per che cosa voglio vivere? Perché voglio vivere? E per chi voglio vivere? Cosa intendo fare della vita che il Signore mi ha donato su questa terra? Da questa scelta, che speriamo per tutti sia la scelta giusta, poi conseguono le altre, che tu, nella tua materna bontà e premura, certamente non mancherai di aiutare a fare alle persone che a te si rivolgono con umiltà, con devozione e con fiducia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.